stiamo lavorando alacremente con gli avvocati per presentare il ricorso nel più breve tempo possibile, ovviamente motivandolo bene perché si tratta di un atto importante e significativo. Chiaramente nel momento in cui dovessero arrivare convocazioni formali, atti formali da parte del commissario di chi per lui, come rappresentando noi un'istituzione, valuteremo ovviamente che cosa fare, quindi non c'è da parte nostra nessun atteggiamento, come dire, irriguardoso o spocchioso nei confronti di nessuno. Poi stamattina c'è una manifestazione, ovviamente noi guardiamo con grande attenzione alle mobilitazioni popolari, perché credo che sia importante che la città intervenga su questa questione così delicata, che ci sia un dibattito, che ci sia sensibilizzazione. Del resto mi par di capire che noi punti li abbiamo centrati molto bene. Insomma, io ritorno alla sentenza del Consiglio di Stato, che è un punto di non ritorno, è un punto di arrivo, è un punto d'arrivo finale, nel quale si dice che tutta la battaglia che si è stata fatta in questi anni e mezzo è una battaglia assolutamente giusta, non vana, e che sta producendo degli effetti significativi. E poi abbiamo licenziato proprio in queste ore una nuova proposta su Bagnoli, predisposta in particolare dall'assessore Piscopo, sulla quale ho dato il via libera perché mi sembra ottima, e ho detto di sottoporla a un'assemblea pubblica, come è giusto che sia visto la fase in cui ci troviamo. Cioè abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti dopo la nomina del commissario. Da una parte impugneremo, dall'altro daremo alla città e alle istituzioni un'ulteriore proposta che ci consente anche di affrontare dal punto di vista economico questa fase, indipendentemente da quelle che saranno le scelte del governo.